10 mesi dalla delibera di consiglio comunale sugli alloggi popolari, la delibera è inapplicata, quindi il diritto alla casa per le fasce più deboli rimane negato. Per cui le verifiche che doveva fare Recasi, a noi non risulta che Recasi abbia fatto le verifiche, quindi insomma le verifiche che servono per recuperare gli alloggi necessari per l'assegnazione alle persone che hanno diritto all'alloggio perché hanno vinto il bando o perché sono fuori bando ma ne hanno diritto nei requisiti e con l'articolo 31 potrebbero aver assegnato la casa. Non c'è un elenco sugli alloggi confiscati che vengono, il comune li assegna alle assicurazioni, non è assegnato nemmeno uno alle famiglie che hanno bisogno di una casa. I 26 alloggi reperiti dall'ex dirigente romano sono scomparsi, sono stati assegnati solo 3, gli altri 23 non sappiamo che fine hanno fatto e servivano per l'assegnazione sia per le famiglie che hanno vinto un bando, sia anche per le famiglie che hanno diritto all'assegnazione con l'articolo 31. Per cui noi chiediamo risposte certe, applicazione della delibera che rimane inapplicata. Tra l'altro ci sono tantissime, mentre il comune non fa nulla per il diritto alla casa, per l'assegnazione degli alloggi, ci sono tante famiglie che abitano, che non riescono più a pagare l'affitto, altre che vengono sfrattate, altre che abitano nelle baracche, quindi diritto assolutamente negato per centinaia di famiglie sfrattate con bambini in difficoltà, quindi con sfratti che stanno per scadere, che sono già scaduti, quindi siamo in queste condizioni, un comune che è negligente, che non applica le proprie delibere, che non applica la legge tra l'altro, che la delibera si rifà alla legge della 32 del 96, mentre tantissime famiglie sono senza casa. Posso parlare anch'io? Allora, io sono una di queste persone che, avendo perso il lavoro, si è ritrovata in una situazione un po' molto umiliante, anche perché se ci rivolgiamo alle istituzioni non abbiamo nessuna risposta, come se fossimo invisibili, perché c'è di fatto in tutta Italia, in tutto il mondo, che il potere ha la priorità assoluta su tutto, quindi noi non conosciamo nessuno, non abbiamo soldi, siamo in una situazione indecorosa. Siamo male, siamo invalidi, abbiamo invalidi, abbiamo diritto da 10 anni a una casa perché ad Arghillà è stato impossibile abitare, perché sapete la situazione che è, e io non mi vado a mettere da sola con mio figlio a dovermi difendere o non uscire di casa come sta succedendo in tutta l'Italia, perché qui forse non succedeva. Quindi siamo schiavi del potere, siamo schiavi e basta, non ce la facciamo più, non abbiamo lavoro. Non abbiamo come pagare l'affitto, abbiamo lo sfratto, io a gennaio sono buttata fuori di casa e nessuno gliene frega niente, specialmente al sindaco che non è mai presente. Assassini. Suo padre era un signore, lui è un burattino. Assassini. Bravo.